Vi ricordate questa foto? Quando la pubblicai promisi che prima o poi avrei spiegato come l'avevo fatta. Ebbene, eccomi qui. Potremmo definirla un fake, un fotomontaggio, oppure potremmo parlare di quella linea sottile che c'è tra la fotografia e la pittura. Queste due forme d'arte si sono sempre attratte e anche un po' snobbate. Hanno uno strano rapporto d'amore un po' conflittuale. Fin dagli inizi la fotografia ha raccolto a piene mani dalla pittura, cercando di elevarsi alla sua pari, quasi si sentisse una figlia minore. Per contro poi la pittura abbandonò la parte figurativa perché la fotografia veniva meglio in molto meno tempo. Ma eravamo qui per parlare della mia fotografia. Quindi perché ho tirato in ballo la pittura? Sostanzialmente perché? Perché per fare una fotografia come questa c'è bisogno di un'idea e di averla ben chiara in mente prima di farla, esattamente come se volessimo dipingere un quadro. Vanno raccolti tutti gli elementi, deciso come disporli e previsualizzato il risultato. Andò proprio così. Mi venne l'ispirazione, se così vogliamo chiamarla, come un flash, un lampo, un sogno. Mi capitò di chiudere gli occhi e vedere questa immagine. Naturalmente mi piacque e volli subito mettermi al lavoro, quindi per prima cosa cercai l'ambiente. Mi serviva qualcosa che somigliasse quanto più possibile a quello che avevo visto in questo sogno e anche con la stessa medesima luce. Una volta trovato l'ambiente, eccolo, avevo l'elemento base per fissare nella memoria il risultato finale. Dopo qualche giorno chiesi ad Alice di posare per me. Naturalmente mi servivano degli elementi affinché lei come soggetto all'interno dell'immagine risultasse credibile. Quindi ho aspettato che venisse la luce giusta, l'ho posizionata alla giusta distanza dalla finestra e poi abbiamo un po' rielaborato l'immagine. Anche l'inserimento del libro è un elemento in più che prima non avevo e che trovo abbia dato quel po' di romanticismo in più all'immagine. Infine mi serviva la luna dalla finestra. Nell'immagine che io avevo previsualizzato nel sogno si vedeva la luna, ma si percepiva che era durante il giorno, non era di notte, quindi il cielo non era nero. Per trovare un cielo con una luna ho dovuto scartabellare tutto il mio archivio finché, eccola qui, l'ho trovata. A questo punto avevo tutti gli elementi, mi bastava solo metterli insieme. Lo strumento giusto è naturalmente Photoshop. Photoshop è uno strumento molto potente che ci permette, conoscendolo bene ed avendo le idee ben chiare, di fare moltissime cose. So che volte vi sarà capitato di vedere dei montaggi fatti in Photoshop o delle elaborazioni un po' improbabili, ma questo non è colpa dello strumento. Questo, come sempre, dipende dal buon gusto di chi lo utilizza. Ora vi faccio vedere il timelapse di come ho fatto il montaggio con Photoshop. Per ottenere un'estrema precisione, io utilizzo questa tavoletta grafica con questa pennina. Questo è un altro strumento a cui non potrei mai rinunciare. Sfido chiunque con il mouse ad avere la stessa precisione che può avere con una penna. Se volete saperne di più e imparare bene Photoshop, vi sarà necessario un corso dedicato oppure delle lezioni private. Se siete interessati a farle con me, scrivetemi in privato, che analizziamo le vostre esigenze e poi troveremo il percorso perfetto. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.